nonostante sia stato ospite di qualche trasmissione come Rai 1, Canale 5, TV 2000, per raccontare la mia storia, in questo caso sono abbastanza emozionato. Perché nella mia vita ho realizzato tanti sogni, ho sempre vinto. Il bene vince sempre contro il male. Quindi Gesù ha vinto sempre contro il diavolo. Io sono più forte perché mi sento Gesù sempre dentro di me. Quindi sono felice per questo qua, per l'intimità che ho con il Signore. Da piccolino, appunto, come diceva l'assessore, che parlo appunto del mio essere fanciullo. Beh, prima di appunto di fare una testimonianza ringrazio lo Stefano Giampinto che mi ha dato la possibilità di poter realizzare in questa bellissima struttura la mia presentazione, il mio libro. Ringrazio una persona per bene, il sindaco di questa città, il dottor Russo Tortiglio, l'assessore provinciale, la dottoressa D'Ambrosio, il suo nome è molto simpatico perché la mia nonna paterna si chiamava D'Ambrosio Bianca, quindi non potrò mai dimenticare questo nome. Ringrazio Espedita Fischer, la persona che mi ha dato la possibilità di poter far leggere i miei frammenti di vita alle persone lontane, le persone che si trovano in tutta Italia. Ho un amico a Milano, bella Pettinelli, che ha comprato il libro, che ha comprato il proprio libro. Quindi è una cosa bella, una gratitudine enorme, quella di poter essere autore della tua vita e poterla scrivere la tua vita. Anche il marcio, dico, non sono scritte solo cose belle nel mio libro, anche le cose buie, anche le cose brutte. Non mi sono limitato a scrivere che bella la vita, quante cose belle che ho fatto, il Signore mi è stato accanto, ho conosciuto tanta gente, come dicevo prima, non è la TV quella che conta, attenzione, assolutamente. E questo qua è un messaggio di fede che do a tutti voi presenti, a tante persone che acquisteranno questo libro. Posso essere veramente un testimone, sono un testimone di fede, lo dico ad alta voce, sono un testimone di fede perché ho conosciuto Gesù Cristo tante volte nella vita. Ringrazio Don Danilo Manganiello, un carissimo amico mio, un vero sacerdote, un vero prete, no? Tu te ne accorgi che da quando la prima volta che tu non vedi Don Danilo Manganiello, veniva con l'autista, che allora invece no, venne con un furgone sgangherato, mamma mia, pieno di alimenti da appunto dare a chi non possiede nulla di materiale. Un sacerdote che ha dato 16 anni della sua vita, ha donato ai cittadini di Scampia, quindi voglio dire, vivere in quella realtà e diventare simbolo, forza di quella realtà. In questo caso dico che Gesù si manifesta in queste persone, in queste veramente notate. È scritto un libro favoloso, Gesù più forte della camorra, un libro che ha avuto una certa risonanza mediatica, un libro che appunto io dico, Don Danilo non si pone con violenza con le persone, no? Quando stava a Scampia dico, non si poneva con violenza, ma in realtà cosa faceva Don Danilo leggendo questo libro, no? Appunto confermato il mio pensiero, quella di trovare conversione in queste persone che peccavano, in queste persone che peccano, dargli una proposta di vita buona, con regole e principi. E io leggo una storia appunto in questo libro di un capotrista che ha avuto una conversione dopo anni incredibile, cioè questa persona ha lasciato tutto, due anni di galera, e tutto dedicandosi alla chiesa e al prossimo, ha avuto il coraggio di abbandonare appunto questa malavita. E quindi veramente questi qua sono grandi miracoli, grandi segni di Dio. Bene, ringrazio l'assessore Farace qui presente, la dottoressa Farace, che mi ha dato un supporto e mi ha sopportato pure, voglio dire, in questo periodo per la realizzazione di questo mio evento. Gli assessori di minoranza, di maggioranza, i consiglieri lo stesso, il giudice qui presente, no? Un amico di vecchia data, il giudice, il quale abbiamo condiviso dei bei momenti con un grande uomo, un grande sacerdote che è dentro di me, dentro il mio cuore, un sacerdote che non andrà mai via dai miei pensieri, dal mio cuore. Infatti prima di presentarmi a questo evento, il mio evento, ho preso la sua,
sulla sua foto e l'ho baciato, ho detto "Don mio Gemmino, il cuore, sta lì vicino". Tanto nella vita questo sacerdote, Don Pino Gemmini, l'ho conosciuto negli anni 90, un sacerdote che ha aiutato gli ultimi, chi non possedeva nulla di materiale, chi conosceva solo droga, chi conosceva solo malessere, chi vedeva solo buio. Questo sacerdote ha salvato più di 300.000 persone con la comunità Incontro, realizzando più di 160 centri. Io sono stato, conosco tanti centri della realtà della comunità Incontro, sono stato un amico intimo di Don Gemmini e festeggiato 84 anni insieme a lui in Thailandia nel 2009, e mi ha imparato tantissimo, mi ha insegnato tanto questo sacerdote. Non sono un perfetto, non sono un santo, sono un peccatore, quindi qualcuno mi ha detto "ma sei l'uomo dei miracoli, fammi qualche miracolo". In sostanza non è così, non bisogna interpretare così questo titolo, ma bensì diversamente. Io da piccolo ho avuto questa vicinanza con Gesù Cristo, in realtà con la mia santa mamma che è qui presente, quella donnina lì, la mamma questa. Ragazzo, un tipo abbastanza timido, forse molto timido, ricordo che andavo all'asilo, alla scuola di infanzia con delle suore, che ci sono degli amici miei, si accorsero del mio essere timido, quindi mi mettevano da parte, mi accantonavano, non mi davano spazio, non mi invitavano a giocare, e lì iniziò il mio dramma, il mio essere accantonato, la mia intimità con il Signore, perché l'unico amico mio la sera andava in chiesa con mia mamma, indossavo le vesti da chierichetto e dialogavo con il Signore, con Gesù Cristo, colui che ci ha creato, colui che ci ha dato questa possibilità nella vita. Beh, continuo dopo con la testimonianza e ringrazio il mio amore, Marianna. Sono qua a casa Giove, non per caso, perché ho questo rapporto sentimentale con Marianna da più di un anno circa, e vivo qui a casa Giove, in questa bellissima terra, in questa bellissima città tranquilla, una città dove poche volte si sentono cose sgradevoli. Lo stesso a Caserta, io mi vanto di Caserta perché Caserta è una città fantastica, nonostante abbiamo un monumento e un palazzo più bello del mondo, quindi fatevi vantare di questa cosa, quindi crediamoci sempre di più in questi valori. Beh, grazie Mariana, perché io vi ho scritto questi frammenti, la mia vita l'ho scritta quando, appena dopo questo incidente del 2011, il miracolo francescano dai frati di Assisi, che hanno dato larga risonanza a questo mio incidente. Bene, avevo scritto dei frammenti, e questi frammenti, grazie a Mariana, li abbiamo assemblati. Abbiamo coperto il libro, abbiamo reso più leggibile, e proprio allora abbiamo inviato alla mia casa editrice, per dire, e me l'ha promosso a posto, anche la foto, non devo provare la foto, l'hanno deciso loro, leggendo appunto la mia vita. Bene, cosa è successo nella mia vita? Siamo restati quando ero piccolo e timido, i miei amici mi mettevano da parte perché ero timido, e li soffrivo, le dico questo amico che era Gesù. Bene, cresco, vado alle scuole elementari, alle scuole medie, sempre la stessa storia, alle scuole superiori, al liceo scientifico, faccio un salto di qualità, infatti c'è un amico mio, ma il mio amico Luigi Morra, attualmente un attore e regista, quindi ti voglio bene Luigi, migliore amico mio. Vado al liceo, e quindi quando al liceo ricordo che presi qualche chiletto in più, quindi ingrassai di una quindicina di chilogrammi. Bene, non riuscivo a scendere, non riuscivo a calare di peso, cosa mi succede? Mi viene un'influenza, e scendo qualche chilogrammo. Guarda, dico, questa è l'occasione giusta per concentrarmi a diminuire, a riacquistare appunto il mio essere snello. E come faccio? Faccio una cosa bruttissima, quindi non lo consiglio a nessuno. Siate veramente molto vigili su questa malattia, che è l'anoressia e la bulimia. Nel senso che io mangiavo e andavo a vomitare, e in un mese e mezzo scesi 21 kg circa, quindi addosso a me adesso era uno scheletro in realtà, e quei tempi la sera, quindi facevo quasi pressione, dottori,
specialisti, nessuno riusciva a darmi una giusta medicina per sbloccare la mia mente. Bene, cosa, di quando non vado a San Giovanni Rotondo, ai piedi di San Pio, prego, e proprio in quel giorno, ricordo, iniziai a mangiare, quindi fui, mi guarì, San Pio mi guarì, quindi non c'era nessun dottore che poteva aiutarmi. Da quel giorno iniziai a mangiare, presi i miei chilogrammi e continuai la mia vita, dici, anni, piena di avventure, piena di permisie, le mie marachette, no? Iniziai le mie serate di discoteca, il mio essere di pace, quindi in questo caso ho scoperto anche dei momenti bui, no? Come tutti, non ho avuto il coraggio, appunto, dico questo qua, tengo a precisarlo, non ho avuto vergogna e ho avuto il coraggio, appunto, di scrivere la mia vita, scrivere il bello e il brutto, no? Il buio, perché ognuno di noi ha dei momenti bui, ognuno di noi ha delle incertezze, dei malesseri, opinioni diffuse ormai, dice tanti fattori, incertezza del futuro, il malessere è presente appunto in ognuno di noi. Ho vissuto tanti anni di perversia senza regole, nel senso che uscivo di notte in discoteca, mi ritiravo la mattina e appunto mi divertivo. Ho vissuto a Roma, abitavo al centro di Roma, una vita da ricco quasi, no? Però ho avuto sempre questo Signore, delle volte mi sono chiesto, Signore, grazie che mi stai vicino, grazie che mi dai la forza di vivere, grazie che mi dai la forza di esprimermi e grazie di essere sempre così grintoso, andare avanti e non morire. Io tante volte ho provato la morte, anche nel 2012 un incidente grave con la macchina, alla fine in mezzo al terreno con la macchina mi trovavano degli amici del mio paese e sono stato in coma qualche giorno. Sognai in questo coma una signora in una casa di campagna, in una cappella. Entrai in questa casa e questa signora era una suora in realtà, e gli chiesi, senta, ma lei che è? Lei, non posso mai dimenticarmi questo sogno, infatti è sempre così alla mente, vivo sempre questo sogno. Mi dice, io sono quella che sta lì, mi dico il quadro della Madonna di Pompei, in realtà era Santa Caterina, e io mi svegliai nell'ospedale civile di Caserta, che era un mostro, mi ho operato la mandibola, la mandibola scomposta, 40 giorni non mangiai, un piccolo intervento in testa, quindi anche io non me la cavai, il Signore mi è stato vicino. Bene, continuiamo i miei anni. Bene, saluto l'assessore comunale del mio paese, di Carinola. Ciao, buongiorno. Ho pausa, ma di nuovo, grazie della sua presenza, assessore. Bene, cosa mi succede? Una cosa clamorosa mi succede il 4 ottobre 2011, tanti di voi già sanno la mia storia, non ho parlato spesse volte, sono stato ospite di tante città in Italia, dalla Sicilia al nord Italia. Ho conosciuto tanta gente e sono stato di stimolo a tante persone che non avevano fede, oppure che avevano malessere dentro di sé, che avevano perso la speranza. Il Signore casomai non esiste, no, il Signore esiste. Proprio in un momento che noi non crediamo, si presenta, dice, guarda, io ci sono. Io sono quella persona che ti dà forza, quella persona che ti dà grinta, quella persona che ti dà determinazione. Molte volte mi faccio dei preconcetti, casomai, dinanzi a persone che hanno avuto una perdita in famiglia di persone, di figli, di parenti, casomai, di giovane età. Bene, io mi giustifico dicendo così, che sì, secondo me è una cosa giustissima questa qua, la mia impressione, è quella di dire loro, il Signore si serviva di quell'angelo, io non ho ancora compiuto quello che il Signore si è proposto, no? Quello che il Signore ha scritto della mia vita, quindi non ancora ho finito, devo essere un testimone di fede. Anch'io nei miei momenti di debolezza, nei miei momenti di stress, sono una persona molto malissima, ma ho avuto la vicinanza col Signore, ho avuto questo rapporto intimo con colui che non ti dice mai no, con colui che ti sta accanto, con colui che ti coccola, con colui che non ti dice mai vattene, invece no, il Signore Gesù è eccezionale, è dentro di noi. Termino dicendo che il 4 ottobre 2011 feci questo incidente brutto a Mondragone, finisce con la macchina sul tetto di una casa disabitata, prima in dirupo, poi in queste
piante di udire, dicevano come trabuglio di lava giovita la portavano sulla pianta, sulla casa disabitata oltretutto, anche di una montagna di solito non troviamo tante abitazioni, bensì c'era solo questa villa, andate su questa abitazione, mi capovolsi dietro il giardino, la macchina si frenò sulla pianta dei limoni e io ero ai piedi di quest'altro, quindi la macchina sopra e io sotto, non passava nessuno, erano circa le 6:30. Le persone che causavano questo incidente se ne andarono, non so, io prego per loro, ma pensano che per paura se ne scapparono, visto che secondo me stranezza è morto. Beh, non si fa così, ma prego lo stesso per loro. Restai a terra per ore, sono stato per circa 2 ore in questa abitazione, nessuno mi vedeva. Quante macchine passarono su quella strada, nessuno mi veniva perché non c'era nulla che poteva far capire ai conducenti di questi veicoli che fosse successo l'incidente. Beh, dopo queste 2 ore era quasi buio, un passante passa con la macchina a fare il rovescio, si accorge di un terriccio presente sull'asfalto, incuriosito, si ferma, guarda su questo dirupo, non c'era nessuno, non c'era niente, ma si accorge di un paletto della segnaletica stradale spezzato. Guarda in questo dirupo e continua a cercare. Questo ragazzo si chiama Francesco, il giorno di San Francesco. Oggi sono 3 anni da questo brutto incidente, ma da questa bella storia. Dopodiché si rivolta alla ragazza e gli dice: Francesco, ma cosa fai? Francesco dice: secondo me è successo qualcosa, un incidente. Praticamente la mia macchina fece un volo di circa 100 metri, non si vedeva. Dopo un poco, grazie a questi ragazzi, sentirono i lamenti e si avvicinano a questa casa. Questo ragazzo forza il cancello, entra in questa abitazione, va nel retro di questa abitazione dove viene un giardino, vede questa macchina distrutta e un credulo guarda dentro, ma non c'era nessuno, continua a sentire i lamenti e mi trovo con luce del cellulare. Vengo portato d'urgenza all'ospedale di Vieta Grande, il codice rosso. Mi sveglio dopo qualche giorno, arrivava accanto a me il secondo dato per lei, il secondo, forse il terzo, mi sveglio e dico: ma che è successo? Lei dice: un brutto incidente. Le prime parole che sono state: mi ha salvato San Francesco d'Assisi. Dopo sono uno di questi ragazzi, Francesco, Chiara, ma in realtà mi sono accorto della mia poca sensibilità alle tracce e alle gambe, quindi i dottori non sono presi la responsabilità di operarmi, che non mi hanno dato speranze che ugualmente potessi muovermi come prima. In via Capardia, sono stato trasferito all'ospedale civile di Caserta, sono stato sottoposto a un'operazione dedicata al ridotto spinale, con una frattura lombare, un bacino torace, ero distrutto, mi hanno operato dopo ore, i dottori increduli mi hanno svegliato e mi muovevo. La degenza è stata lunga, è stata faticosa e intensa. E dolori atroci, e chissà, il Signore, ricordo a casa sono stato per qualche mese disteso sul letto terapeutico, di fronte a me c'era una foto mia, quando appunto in quell'anno stesso rappresentai Gesù in una processione del Venerdì Santo nel mio paese. E io non guardavo quella foto pensando per mio, io pensavo che era, dicevo: Gesù, per favore, dammi una mano, dammi la possibilità, prendimi, ti prego, parlo solo per questa volta, ma dammi la possibilità di muovermi, il Signore mi è stato a sentire, il Signore mi ha aiutato. Dopo pochi mesi andai ad Assisi a ringraziare San Francesco d'Assisi e conobbi per caso Patrizio Fortunato, il direttore della rivista San Francesco Patrono d'Italia e il portavoce della Basilica di Assisi appunto, il quale incredulo sentì la mia storia e l'ha riportata, è stata riportata anche storia sul libro Siate Amati, con la prefazione del cardinale Gianfranco Ravasi. Ho avuto una lettera di Papa Benedetto a casa con i ringraziamenti di non mollare mai e di pregare sempre a San Francesco e alla Santa Vergine Maria. Quindi non mi prolungo più nel raccontarvi, forse posso essere noioso, ma ho sofferto tanti dolori, sia interiori, sia psicologici, sia dentro di me. Cioè, ho trovato il punto che dentro di me. Ho provato dei certezzi, ho avuto sempre quella forza, quella grinta, quella capacità di rialzarmi e di andare avanti meglio di prima, più forte di prima. Perché, come diceva spesso anche Don Pelino, anche la panza storta può